Benvenuti alla Commissione Congiunta Lavori Pubblici e Servizi Sociali. Intanto saluto gli uffici e gli assessori presenti. Provvediamo a fare l'appello prima di passare all'ordine del giorno. Allora, Fagiano presente. Baglivo. Presentissimo. Perfetto. Battista. Yes, present. Borgia. Presente. Della Giorgia presente, Greco presente, Presente. sì, Fiore, niente, Giannotta presente, Guido presente, Martini, Mele Presente. presente, Mola presente, Molendini, niente, Muri dell'Odiaco presente, Occhi Neri, niente, Pala delega. Eccolo, Finamore. Perfetto, fino amore. Pasquino. Niente. Fatti presente. Poli Bortone. Niente. Povero presente, Rotondo presente, Scorrano presente. Tramacere. Niente. Valente. Niente. E Saniev. Niente. Prego, Presidente Citraro. Ora io leggo quelle che sono assenti nella mia lista, che Sì. sono Costantini dal Sant, Fiore Andrea, Martini Severo, Occhi Neri, Giovanni Orlando Emanuela, Pasquino Andrea, Poli Bortone Adriana, Tramacere Oronzo e Valente Luigi. Gli altri sono tutti presenti. Bene, mi riceve dall'aula? Sì, sentiamo, perfetto. Perfetto. Presidente, ma c'è la registrazione? Perché non Sì, vedo assolutamente sì. REC lampeggiare. Ok. Sì. Ok, allora saluto appunto l'assessore Silvia Miglietta e l'assessore Nuzzaci, gli uffici che sono presenti. Abbiamo convocato questa commissione che in realtà diciamo, è la quarta relativa alla proposta di delibera numero 139 del 12/4/2021. Che riguarda il laboratorio comunale per l'accessibilità, presentazione report fase 1, definizione dell'area pilota per la sperimentazione del piano per l'accessibilità di Lecce. Nelle commissioni precedenti, appunto, sono state fatte delle osservazioni da parte dei consiglieri. L'altra volta mancava, l'assessore Miglietta, per cui, se io procederei a dare la parola all'assessore Silvia Miglietta, per quello che appunto erano le osservazioni fatte da alcuni consiglieri relativamente appunto alla proprio definizione dell'area pilota, e se non ci sono altre osservazioni, passerei poi al voto. Naturalmente dando la parola anche al presidente Citraro qualora voglia intervenire. Prego, assessore. Se vuole appunto dire qualcosa relativamente a quanto detto l'altra volta. Deve parlare il presidente Citraro. Presidente vuole. Assolutamente no, Perfetto. assessora tranquilla, vai. No, niente, intanto un saluto e un buongiorno a tutti. Volevo ulteriormente ribadire che quello che dobbiamo approvare in commissione è l'area pilota individuata dagli architetti che hanno lavorato insieme al gruppo del laboratorio per l'accessibilità e che hanno individuato attraverso questo approfondimento studio, l'utilizzo di criteri oggettivi, quest'area in cui sperimentare le attività per migliorare l'accessibilità della zona compresa tra Piazza Mazzini e Porta Rudine. E si tratta di una sperimentazione, quindi diciamo di una serie di attività che noi metteremo in piedi in questa zona e che poi ci serviranno come modello per gli interventi che vorremmo poi attuare
nel resto della città. E ricordo che l'area è stata scelta perché è un'area abbastanza rappresentativa della città, comprendendo al suo interno uffici pubblici, diverse istituzioni pubbliche, oltre agli uffici comunali, monumenti, scuole, e che quindi ben si prestava, diciamo, ad essere l'area in cui sperimentare questi interventi che definiranno poi appunto un modello che si potrà applicare ed espandere negli altri quartieri. E io non lo so se devo chiarire qualcosa ancora, ditemelo, altrimenti... Grazie assessore, grazie. E c'è qualcuno che vuole intervenire relativamente appunto a quanto oggetto di tutte queste commissioni? Io sono presente, Cosimo, scusatemi. Benissimo. Pure io avevo scritto in chat, non disturbare. Perfetto. Anche Costantini, ma non ho disturbato. Perfetto. Allora, Molendini. Presidente? Sì? Chi parla? Scorrano. Avevamo chiesto l'altra volta, se non erro, se fosse stato possibile o se fosse possibile modificare quella che era l'area, la zona pilota, no? Con alcune richieste anche da parte dei consiglieri di maggioranza. E quindi eravamo in attesa di una risposta da parte dell'assessore. C'era l'assessore Nuzzaci, mancava l'assessore Miglietta, e per poi eventualmente procedere al voto. Ma questa modifica dell'area della zona pilota è stata effettuata sulla delibera oppure non è stata effettuata? Questo per capire se poi come stiamo procedendo, come si vorrebbe procedere al voto. Perché allora... la richiesta era bipartisan, anzi erano la consigliera Orlando, c'erano lo stesso presidente Citraro, ma ce n'erano diversi consiglieri di maggioranza oltre a noi della minoranza. Per cui, prima di procedere al voto, ci possono chiarire riguardo questa richiesta che proveniva da più consiglieri? Così noi ci regoliamo anche su che cosa fare. Grazie. Prego consigliere. Consigliere Scorrano, nella delibera lei troverà sempre l'area pilota che è stata individuata dal laboratorio, proprio perché è un'area pilota, diciamo, partiamo da questo pezzo di città per applicare un modello che poi si possa estendere anche alle altre aree della città. Non è soggetta a cambiamenti per un semplice motivo, perché è stata scelta e studiata attraverso criteri oggettivi che hanno riguardato una serie di elementi e di parametri che sono stati oggetto di studio e condivisione tra i professionisti che lavorano nel laboratorio, coordinati dal professore Lauria. Ed è questo il motivo per cui non abbiamo né aggiunto né tolto vie, strade o zone della città, è proprio perché prima partiamo e meglio è, cioè prima proviamo ad applicare questo modello su questa porzione di città, prima possiamo poi metterlo a punto ed estenderlo anche nelle altre aree. Ed è il motivo per cui io invito anche lei a votare questo progetto pilota, perché è comunque una cosa, diciamo, intanto uno strumento di cui la città si dota per fare questa sperimentazione, che va incontro alle esigenze di una vasta platea di cittadini, perché parliamo di accessibilità a 360 gradi, non solo di barriere architettoniche intese in senso fisico, diciamo. Una cosa che comunque per la nostra città potrebbe essere è un bel progetto, una cosa bella su cui vale la pena anche lavorare tutti insieme. Quindi partiamo da questo, partiamo dall'area pilota e poi iniziamo a lavorare concretamente. La fase operativa ovviamente prevede un ulteriore coinvolgimento delle associazioni, dei portatori di interesse che saranno attivamente coinvolti anche nella rilevazione delle criticità presenti all'interno e che sono state, come già vi ho raccontato, contattate già dal laboratorio che ha proceduto a fare una serie di incontri con loro. Quindi, diciamo, è un laboratorio aperto
Esatto, però da qualche parte dobbiamo partire. Partiamo da quest'area pilota che sottoponiamo oggi al voto della Commissione. Assessore, vorrei replicare. Un attimo solo, chiedo scusa. Prego, consigliere Baglivo. Sì, allora si è prenotato prima il consigliere Baglivo, dopodiché parlerà la consigliera Povero. Prego. Prego, consigliere Baglivo. Grazie. Io la scorsa commissione ero stato così in religioso silenzio ad ascoltare, anche perché speravo sinceramente in una piccola modifica. Penso che a questo punto l'area scelta sia quella scelta, come giustamente ha detto adesso l'assessore Miglietta, dal laboratorio. Però una piccola riflessione politica, io mi sento di farla, perché quell'area, quella che è stata scelta, è tutto sommato un'area che nel corso degli anni è sempre stata soggetta a tentativi di interventi per ridurre le barriere architettoniche, solo e sempre in quell'area. Ora, per carità, mi rendo conto che le barriere architettoniche, le barriere, ecco, non sono solo quelle architettoniche, ma ci sono anche altre barriere che sono molto importanti negli uffici comunali, nella fruizione dei musei e quant'altro. Però, sinceramente, visto che la scelta è stata allora, forse si poteva anche dare un indirizzo politico a questo laboratorio e cercare di far capire che andare a intervenire, per esempio, come area pilota, un'area... E lo dico non a caso, per esempio prendere San Pio come area pilota per valutare questo cantiere, forse sarebbe stato, oltre che un più proficuo forse per il quartiere, anche di maggiore impatto su quella che è la realtà e su quelle che sono le barriere architettoniche in città, perché noi dobbiamo immaginare intanto che in quella zona ci sono stati già tanti altri interventi e quindi paradossalmente ce ne sono di meno di altre città, perché se prendiamo quello come termine di paragone poi corriamo il rischio di non avere un preciso termine di paragone su quelle che sono le realtà cittadine ovunque, tutte le realtà cittadine, soprattutto oggi che gli uffici non sono più centrali ma sono anche in periferia, sono anche in tutta la periferia. Quindi questo mi lascia un po' perplesso. Io non posso che votare a favore, nonostante tutto, perché è chiaro che è una buona cosa, è qualche cosa che deve essere fatto. Però lo faccio con un po' di rammarico, ecco. Mi sarebbe piaciuta forse una piccola sensibilità politica in più, andare a cercare un quartiere periferico e fare lì il laboratorio. Grazie. Grazie, consigliere Baglivo. La parola alla consigliera Povero. Grazie, Presidenti. Allora, io penso che dobbiamo partire immediatamente, pur diciamo nelle difficoltà che sono state espresse nelle precedenti commissioni, ma oggi anche dal collega Baglivo. Io quello che chiedo è che i tempi di questo progetto pilota e della sperimentazione siano brevi, in modo tale da consentirci l'adattamento e la fruizione, diciamo, di tutto quello che è previsto nella delibera e quella che è la finalità, diciamo, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma non solo. Questo perché, oltre a San Pio, potremmo avere anche altre zone periferiche. Io dico, adesso partiamo, è un progetto importante, e quando quello che chiedo ai due assessori è questo, di rapportarsi con noi, con la Commissione, quando ci sarà, spero a breve, un'analisi della sperimentazione, e magari la prossima volta insieme a noi vedere come possiamo trasferire, diciamo, il progetto in altre zone della città. Grazie consigliera Povero.
Presidente De Mattei si è sparito. Abbiamo perso il presidente. Sì. Allora, scusate, buongiorno. Scusate, stavo dicendo, non vedo nessun altro prenotato, però c'era forse il consigliere Scorrano che voleva aggiungere qualcosa. Io ho mutato perché dovevamo parlare e gli altri che non avevano parlato. Consigliere Scorrano, se vuole aggiungere qualcosa, la può aggiungere. Sì, sì, grazie Presidente. E chiedo scusa se l'ho mutata, però c'erano gli altri interventi. No, ma io volevo replicare alle parole dell'assessore, perché nulla questio sulla bontà del progetto. Siamo tutti quanti d'accordo, sia minoranza sia maggioranza. Però nelle scorse commissioni veramente abbiamo lamentato la mancata partecipazione di tutti noi consiglieri per l'individuazione di quella che era l'area pilota. Abbiamo fatto delle proposte che sono provenute da più parti, soprattutto da più colleghi di maggioranza. C'era stato detto che non ci sarebbe stato alcun problema ad ampliare l'area pilota. Abbiamo chiesto quindi che questo ampliamento fosse individuato ed identificato nella delibera, salvo poi scoprire oggi che questa cosa non è possibile. Allora, io quello che per cui sono rammaricato, e contrariamente al consigliere Baglivo, il mio rammarico di non poter partecipare e di sentire delle parole che non trovano mai poi corrispondenza nei fatti, perché noi non, quello che noi diciamo in commissione restano chiacchiere, perché a prescindere che lo dica il consigliere di minoranza, ma quando si aggiunge anche il consigliere di maggioranza, vorremmo poi che si desse seguito a quelle che sono le nostre parole, le nostre istanze, le nostre richieste. Motivo per il quale io ritengo di non poter accogliere l'invito dell'assessore Miglietta, mi asterrò e mi riservo poi in consiglio comunale di fare le doverose precisazioni riguardo la mancata partecipazione di noi consiglieri per quanto riguarda questo importante progetto per la città. E grazie. Grazie a voi, consigliere Scorrano. Volevo solo dire. Sì, un attimo prima dell'assessore, così magari mi risponde. Un'ultima cosa. Sì, un attimo solo. Prego consigliere Baglivo. Se posso, se no anche sì, dopo. Sì, 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 prego. È solo una considerazione che vorrei che fosse ben chiara. Cioè, le perplessità nascono dal fatto che se noi facciamo un'area, definiamo un'area pilota per sperimentare il piano per l'accessibilità, lo ribadisco, e andiamo a scegliere l'area pilota tra virgolette più facile, corriamo il rischio che il piano per l'accessibilità vada bene, il progetto pilota parta benissimo, ma poi quando lo andiamo ad applicare alle altre realtà ci troviamo diciamo in grande difficoltà, e questo è il discorso. Io spero che in qualche modo in corso d'opera si possa fare un secondo progetto pilota, per esempio. Allora non sarà più pilota, sarà un progetto secondo, per andare a verificarlo anche in altre aree. E rispondendo alla consigliera Povero, è giusto quello che le dice, bisogna partire senza ombra di dubbio. Io ho fatto l'esempio di San Pio, ma può essere Santa Rosa, possono essere i Salesiani, può essere la 167, può essere qualunque realtà che non sia però già stata interessata da numerose volte di interventi per ridurre il numero di barriere architettoniche, come quella che sembra essere l'area individuata. Questa è la mia perplessità. Chiaramente io questa cosa non posso fare finta di non vederla, insomma. E ha ragione il consigliere Scorrano quando dice ve l'abbiamo detto, se non ci sentite, è vero che siamo brutti chi più chi meno, però lui più di me ovviamente, ma l'abbiamo detto. Grazie. Grazie consigliere Baglivo. Io darò la parola all'assessore, però volevo aggiungere anche una cosa. Per me è difficile capire quale area è più semplice e quale è più difficile. Perché quando io sento, come tutti noi, tanti cittadini, lamentele su Piazza Mazzini, lamentele su, cioè in gran parte della città, per una serie di problemi che oggettivamente ci sono, dovuti da una serie appunto di problematiche strutturali, no, che spero si andranno a risolvere. Non riesco a capire quale è più facile o difficile.
Però certo è che quell'area probabilmente comprende tutta una diversità di edifici che magari in altre aree non ci sono. Cioè comprende uffici pubblici, comprende strade, centro storico, per cui strade fatte anche in modo diverso, quindi strade in vaso lato anziché strade, perché appunto il superamento delle barriere architettoniche non è solo di per sé l'accesso agli edifici, ma è anche la mobilità, è anche, cioè sono tutta una serie di cose che probabilmente quest'area scelta le comprende tutte. Però detto questo, è chiaro che le opinioni sono tutte apprezzabili da parte di tutti. Passo la parola, detto questo, passo la parola all'assessore. Io volevo solo ribadire che l'area pilota è stata individuata con la, diciamo, la regia, la guida del professore Lauria, attraverso, non a caso, diciamo, perché l'area individuata da Piazza Mazzini a Piazza Santoronzo rappresenta una serie di criticità che, malgrado gli interventi di cui parlava il consigliere Baglivo, di fatto, diciamo, ha una infinità di problemi non risolti. All'interno di questa, magari apparentemente, diciamo, sembra la zona più facile della città, ma di fatto non lo è. All'interno dell'area pilota ci sono 12 istituzioni pubbliche che quindi sono a servizio della città, interagiscono quotidianamente con i cittadini. È un'area che presenta anche una serie di complessità per il fatto di essere una zona a traffico limitato e con comunque l'accesso delle auto durante il giorno, c'è il problema della movida, ci sono i monumenti, ci sono i turisti. I criteri utilizzati sono stati, ripeto, quelli dell'oggettività, e quindi, diciamo, attraverso questi criteri è stata definita quest'area perché una delle più rappresentative, non la più rappresentativa in assoluto. Detto questo, diciamo, se avessimo scelto via Leuca fino all'incrocio, probabilmente avremmo ci saremmo comunque detti perché non un'altra zona, perché è chiaro che sappiamo che diciamo, è tutta la città che ha forte bisogno di questo tipo di intervento. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti che il fatto che noi faremo questa sperimentazione nell'area pilota non ci esime nel frattempo dal continuare con tutta una serie di altri interventi quotidiani che l'amministrazione comunque realizza rispetto agli attraversamenti pedonali, per esempio, rispetto al programma di mitigazione del settore lavori pubblici che prevede il rifacimento della circonvallazione. Chiaramente, man mano che si faranno questi interventi, ovviamente si terrà presente sempre che l'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere la prima cosa che dobbiamo attuare quando facciamo qualunque tipo di intervento di questa natura. Quindi non è che noi da domani ci concentreremo sull'area pilota e nel frattempo un problema di rampa in una via o di un marciapiede in un'altra via non lo terremo in considerazione. Continuerà il lavoro ordinario su questa zona, si concentrerà anche questa specie di sperimentazione di tipo urbanistico che diciamo affronterà il tema dell'accessibilità a 360 gradi, quindi sono due cose diverse. La partecipazione che richiamava il consigliere Scorrano, diciamo, non è che non è stata attuata in questa fase, ma non è stata attuata per come la intende il consigliere, cioè noi non potevamo chiamare in questo momento a raccolta le associazioni o i cittadini per chiedere che loro individuassero la zona pilota, perché per individuare la zona pilota ci sono dei professionisti che l'amministrazione sta anche pagando affinché svolgano questo lavoro. Quindi non è un lavoro improvvisato, non è un lavoro, l'abbiamo approvato insieme il regolamento per il laboratorio sull'accessibilità in un consiglio comunale durante il quale ospitammo anche il professore Lauria. Cioè la selezione dell'area è stata fatta attraverso un metodo scientifico. Ricordo o racconto di nuovo che le associazioni sono state contattate dal laboratorio attraverso i canali social
ci preoccupiamo anche di presentarle alla città e in seguito agli incontri che abbiamo svolto, diventeranno parte attiva nella realizzazione del progetto, cioè adesso che inizieremo a lavorare concretamente, loro saranno attori protagonisti insieme a noi. E non si poteva fare la partecipazione intesa come ditemi quale zona vorreste come area pilota, perché non era quello l'obiettivo né del regolamento del laboratorio né di quello che avevamo intenzione di fare. Cioè, ripeto, i criteri sono stati criteri scientifici, non di, diciamo, approssimativi, ecco. Perfetto, grazie Assessore. Presidente, un chiarimento. Ho fatto delle proposte. Un attimo, cortesemente, un attimo. Ho alzato la mano. Prego, prima la consigliera Povero, poi... Io ho lanciato delle proposte per il futuro. Questo perché io sono convinta che le commissioni non hanno lo stesso compito che ha la Giunta e il Governo, però essendo noi consiglieri comunali amministratori, voglio dire, essere coprotagonisti, diciamo, è una cosa, va bene, il lavoro che è stato fatto, sono stati degli esperti, io non lo metto assolutamente. Quello però che io ho chiesto è per il futuro, se possiamo essere coinvolti dopo la sperimentazione, dopo che si sono fatte le verifiche e le analisi, chiaramente dando protagonismo sempre ai cittadini e ai loro rappresentanti, però nel nostro piccolo dire la nostra. Questa era una proposta che non metteva in discussione quello che si era fatto, ma che si apriva ad un futuro dove anche noi no, eravamo messi nelle condizioni di poter dire qualcosa. Sì, ma questo certamente, consigliera, ma così come io vi ho invitato diverse volte anche a venire al laboratorio e a conoscere di persona chi ci lavora, a vedere l'allestimento, a dare suggerimenti, proposte, proprio perché ci siamo immaginato il laboratorio sia come luogo fisico che come concetto, proprio come uno spazio aperto a voi prima di tutto e alla cittadinanza in generale, cioè come un posto che diventi una fucina di idee, un punto di ritrovo, un punto di confronto. È chiaro che, diciamo, anche questo periodo ci ha limitato moltissimo, perché noi la presentazione del progetto pilota che abbiamo fatto in commissione avremmo tanto voluto farla dal vivo nel laboratorio, affinché fosse anche una sorta di inaugurazione proprio del laboratorio. Ovviamente non abbiamo potuto farlo, però sicuramente, diciamo, da qualunque tipo di iniziativa che si farà sarete sempre informati puntualmente e il vostro contributo sarà fondamentale. Grazie Assessore, perfetto, grazie. Allora io, se non ci sono altri interventi, passerei... Presidente, le avevo chiesto un minuto. 30 secondi, consigliere Scorrano, è la quarta. Un minuto, grazie. Tanto stato in parte anticipato dalla consigliera Poro, proprio sul concetto di partecipazione. Partecipazione non significa soltanto l'ascolto della cittadinanza, delle associazioni, ma significa anche l'ascolto dei consiglieri. Tra l'altro le commissioni sono fatte anche per questo e penso che questo Consiglio Comunale sia quello dotato di più tecnici da quando c'è un Consiglio Comunale a Lecce. Abbiamo fior fior di ingegneri, di architetti in giunta, in consiglio, le cui capacità, le cui competenze non vengono in alcuna maniera utilizzate. Noi anche oggi ci limitiamo ad una presa d'atto. Mi dispiace Assessore. Io vorrei poter partecipare, vorrei poter dare il mio apporto e come me anche tanti altri consiglieri di minoranza o di maggioranza. Voi questo non ce lo concedete mai. E ma questa... non è il lavoro, scusi consigliere. In realtà, ed è questo che io sto lamentando. Io oggi mi trovo davanti a una presa d'atto. Votare sì, votare no, mi asterrò, ma non ho potuto dare alcun tipo di contributo. Lei mi potrà dire, poteva venire? No, io devo rimanere nella mia commissione, nella commissione preposta, per poter fornire il mio apporto. Questo apporto non è stato possibile fornirlo, perché nel momento in cui è stata fatta richieste bipartisan della maggioranza e della minoranza, voi ci avete risposto, non è possibile, è un lavoro fatto da tecnici, da scienziati, da professori, da qua. Voi dovete prendere atto,
non potete fare altro. Prendiamo atto. Allora, io prendo atto che manca quel tipo di partecipazione che forse è nella cultura del centrodestra e non è in quella del centrosinistra. E chiudo qui. Grazie consigliere Scorrano. Va bene, grazie. Allora, se il presidente Citraro vuole aggiungere qualcosa, vuole... No, non devo aggiungere nulla. Allora, io passerei al voto. Allora, De Matteis. È sicuro, professore Citraro, che non vuole demolire nulla? Consigliere Battista, sto passando al voto, grazie. Prego, presidente, proceda. De Matteis, favorevole. Fagiano? Favorevole. Baglivo? Favorevole. Battista? Aspetta un attimo. Borgia? Favorevole. Della Giorgia? Favorevole. Greco? Astenuto. Fiore? Giannotta? Favorevole. Guido? Astenuto. Martini? Mele? Favorevole. Mola? Favorevole. Molendini? Favorevole. Muri dello Diavo? Favorevole. Occhi Neri? Pala? Finamore? Astenuto. Sì. Mi hai sentito? Sì, sì, assolutamente, grazie. Grazie. Squino? Patti? Favorevole. Polibortone? Povero? Favorevole, ma fiduciosa che il secondo step vada così come ho richiesto. Grazie consigliera. Sicuramente. Rotundo? Favorevole. Scorrano? Astenuto e poco fiducioso. Tramacere? Astenuto. Valente? Favorevole. Allora, richiamo gli assenti. Fiore? Assente. Martini? Assente. Occhi Neri? Assente. Pasquino? Assente. Polibortone? Assente. Allora, con 14 voti favorevoli, 6 astenuti e 5 assenti, viene licenziata dalla Commissione dei Lavori Pubblici. Prego, presidente Citraro. Citraro favorevole, Borgia favorevole. Favorevole. Baglivo? Baglivo? È fuggito. Battista? Era troppo rammaricato. Battista? Astenuto, presidente, grande presidente. Costantini? Favorevole. De Matteis favorevole, no? Sì, favorevole. Della Giorgia? Favorevole. Fagiano? Favorevole. Fiore assente. Giordano Anguilla? Astenuto, presidente. Greco Gianmaria? Astenuto. Natascia Mariano? Favorevole. Martini Severo? Assente. Murri? Favorevole. Occhi Neri? Assente. Orlando? Assente. Pala per delega Finamore? Astenuto. Pasquino assente. Patti? Favorevole. Polibortone assente. Povero? Favorevole. Rotundo? Favorevole. Corrano? Astenuto. Tramacere? Astenuto. Valente? Favorevole.
Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. Presidente, non ti dimenticare di me. Chi è? Baglivo. Baglivo, devi essere presente. Si è andato avanti veloce. Presente, favorevole, va bene, 13. Contrari nessuno, astenuto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assente 1, 2, 3, 4, 5, 6. La delibera va licenziata positivamente, va bene? Benissimo, grazie Presidente. Allora ringrazio l'assessore Muzzaci, l'assessore Migliore, grazie. Tici e tutti i consiglieri. E chiudo la seduta alle ore 13.30. Gli attestati chi li manda, Presidenti? Chi manda gli attestati? Sarà contento, salve, sarà contento consigliere. Io non ci parlo io. Mandate l'attestato al consigliere Battista, per favore. Mandate la segreteria telefonica. Mandate il soldato Battista. E l'altro mandatelo sulla segreteria telefonica. Salve a tutti. Mattesi, a che ora chiudiamo? Alle 13.38. Va benissimo, grazie, arrivederci a tutti. Buona giornata a tutti.